Streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo Paranormal Vlog. È venuto ancora una volta il momento di parlare di un argomento che può farvi correre un brivido lungo la schiena. Ed anche oggi parliamo di qualcosa che vi piace, che ogni volta vi fa discutere. Parliamo infatti di fotografie di fantasmi. Infatti ho scelto per voi altre 5 foto davvero, davvero famose. Come sempre, prima di cominciare a parlare di immagini, fotografie, filmati, vi ricordo che ci sono delle alte probabilità che si possa trattare di fake, soprattutto quando si parla di immagini più moderne che possono essere state alterate. Ma a volte ci sono delle immagini che invece passano per essere davvero genuine. Questo perché anche chi le ha analizzate non sa trovare una spiegazione. Ed è così che nascono dei veri e propri misteri. Ma cominciamo dalla nostra immagine numero 1. Apparentemente si tratta dell'immagine di una madre con un bambino. Sono tutti e due felici, contenti, perché si sono trasferiti da poco nella loro casa. Chi sta scattando la foto è il marito della donna. In quel momento non c'era nessun altro in casa, soltanto loro tre, il marito che scattava, la donna e il bambino. Ma quando poi la foto viene sviluppata, alle loro spalle compare qualcosa che li lascia a bocca aperta. Infatti date un'occhiata al vetro della porta in basso, si intravedono due sagome. Due sagome che sono state descritte come la sagoma di una vecchia donna con un cane. Di che si tratta? Immagine apparsa per caso, per riflessi, o per motivi del tutto naturali che il nostro cervello interpreta come qualcosa di strano? O è qualcosa di strano davvero? Che ne pensate? Seconda immagine, un'immagine molto famosa che è stata scattata nel 1975 in una chiesa. Una donna sta pregando, l'immagine viene scattata da suo marito. Quando poi la foto viene sviluppata, compare un'altra figura alle spalle della donna. È l'immagine di una dama bianca, probabilmente in abiti ottocenteschi. Stupefatti, la donna che era nella foto e suo marito si recano a parlare con le persone che gestivano la chiesa per cercare di saperne qualcosa in più. Ed è qui che scoprono che lì c'era una leggenda, c'era una storia, la storia di un fantasma che sarebbe stato visto davvero da molte persone. Proprio una dama in abiti dell'Ottocento che viene definita anche una guaritrice. E' a quel punto che la donna della foto si ricorda che quel giorno, mentre stava pregando, si trovava in un momento in cui non stava tanto bene e che dopo essersene andata non aveva avuto più problemi. Dopo aver lasciato la chiesa non aveva avuto più dolori, non aveva avuto più i sintomi di quello che la stava torturando precedentemente. Che sia stato in questo caso, proprio come raccontava la leggenda del luogo, il fantasma della dama bianca, della guaritrice, ad alleviare i suoi sintomi, a farla stare meglio, chissà. Questo è più difficile da capire, questo è più difficile da decifrare. Certamente rimane questa fotografia, che anche chi ha analizzato ha detto non essere stata compromessa in alcun modo. A volte non tutti gli incontri con l'aldilà sono inquietanti, per esempio l'immagine di questo spirito in una chiesa, di uno spirito positivo, non suscita brividi di paura. Certamente il mistero dà sempre un brividino, ma non è sempre una cosa negativa. In questo caso, infatti, possiamo sicuramente parlare di uno spirito benevolo, di uno spirito positivo. Ma ci sono altre immagini che invece danno davvero un senso di ansia, un senso di sgomento. E sgomento è quello che ha provato un fotografo che era stato invitato a un matrimonio in Inghilterra. Ad un certo punto il fotografo ha cominciato a fare qualche foto in giro per immortalare l'ambiente del luogo dove si sarebbe tenuto il ricevimento di matrimonio. E quando poi è andato a sviluppare le foto, quando le è andate a rivedere, si è accorto che c'era qualcosa di veramente strano, che c'era qualcosa di veramente particolare,
che gli ha fatto decisamente paura. Infatti, in una delle foto compariva un bambino spettrale, però non un bambino normale, sollevato dal pavimento, che stava fissando proprio lui. Questo bambino luminescente sembra dall'immagine essersi proprio accorto della presenza del fotografo e magari è uscito fuori per farsi vedere e si è messo in posa, fluttuando davanti all'obiettivo. Scioccato, il fotografo ovviamente poi è tornato nel luogo dove si era tenuto questo ricevimento ed è andato a chiedere ai camerieri, ai gestori del posto, se sapessero qualcosa, se potessero spiegarsi questa apparizione, questa fotografia. E gli è stato detto che in realtà il luogo aveva davvero la fama di essere infestato dallo spirito di un bambino. La quarta foto è una foto storica. Ho scelto di inserire anche questa proprio perché è una delle fotografie più famose che ci sono in giro quando si parla di fantasmi. Correva l'anno 1966 e durante una visita turistica, una coppia scatta una foto davvero particolare. Una foto su una scala che era chiusa al pubblico, c'era anche un segno, un cordone che insomma la bloccava, quindi non c'era nessuno di fisico su quella scala e d'altra parte l'immagine che compare non somiglia per niente all'immagine di una persona fisica. Si intravede infatti una sagoma spettrale che sembra salire le scale disperata. Guardando bene si intravedono altre due sagome spettrali più sopra, ma comunque quella che attira l'attenzione è quella più chiara, insomma questa sagoma in primo piano. Una delle motivazioni per cui ho anche scelto questa foto è che questa immagine è stata a suo tempo analizzata, è stato analizzato il negativo, e chi ha visto appunto il negativo ha detto che non c'era stato nessun tentativo di manomissione. Insomma, l'immagine è venuta fuori in maniera naturale, o almeno così sembra da quello che è stato detto. Avevate già visto questa immagine, che è davvero famosissima in realtà. Quando si fanno ricerche sui fantasmi è quasi obbligatorio che venga fuori, e per la sua fama di essere genuina e perché effettivamente colpisce molto l'immaginazione. Passiamo a un'altra immagine, un'immagine molto molto famosa, ed è un'immagine che è stata scattata in quello che rimaneva del Waverly Hill Sanatorium, un luogo dove venivano curate un tempo, curate tra virgolette, persone colpite dalla tubercolosi. Un tempo la tubercolosi era davvero una piaga, tra l'altro si trattava di una morte molto sgradevole, per utilizzare un termine eufemistico. Immaginate queste persone malate sputare sangue in un luogo del genere, insomma, doveva trattarsi davvero di una brutta cosa. E pensate che di persone in questo sanatorium, ma anche in tanti altri che c'erano un po' ovunque, ne morivano davvero, davvero, davvero tante. Quando poi non ci sono stati più pazienti, quando è stato abbandonato, si è scoperto che c'erano addirittura dei tunnel sotterranei che erano utilizzati per gettare via i cadaveri, per portarli via, in modo che i pazienti non vedessero quello che succedeva, in modo che i pazienti, i malati, non si rendessero conto effettivamente di quante persone morissero in continuazione di tubercolosi. Così attraverso questi tunnel si facevano sparire, tra virgolette, i cadaveri, portandoli via in maniera che nessuno di quelli che erano ai piani superiori si rendesse conto del fatto che il tasso di mortalità era talmente elevato, talmente alto. Pensate che si stima che solo il 5% dei pazienti che si trovavano in questo sanatorium riuscisse a sopravvivere e che più di 8.000 corpi siano stati portati via nel modo che vi ho raccontato. Il fantasma che compare in questa famosa foto si dice essere il fantasma di una delle infermiere che lavoravano in questo piccolo inferno, una certa Mary Lee. Pare che questa infermiera fosse stata contagiata proprio dalla tubercolosi lavorando all'interno di questo sanatorium. Ma c'è anche un risvolto ancora più spaventoso, insomma ancora più triste per questa storia, perché c'è chi dice
che, come se non bastasse la storia del suo essersi ammalata, ci fosse di peggio. E cioè che a un certo punto Mary Lee avesse scoperto di essere rimasta incinta di uno dei medici durante una relazione, insomma, illecita che aveva avuto appunto con uno di questi dottori e che quindi abbia deciso addirittura di uccidersi in una delle stanze, nella stanza 502. Si dice che il suo corpo non sia stato neanche trovato immediatamente, ma soltanto dopo parecchio tempo. E si racconta che lo spirito di questa triste infermiera sia rimasto ad aggirarsi per le stanze del luogo, tra le rovine del posto. Come poi potete vedere dall'immagine del presunto fantasma di Mary Lee, dovreste vedere anche che accanto all'immagine dello spettro c'è un'immagine della donna per com'era quando era in vita, e quindi si capisce che effettivamente le due figure sono molto simili e che quindi potrebbe effettivamente trattarsi proprio dello spettro di Mary Lee. E con questo, streghetti e streghette, mi fermo qui. Fatemi sapere, come al solito, che cosa ne pensate, che cosa avete pensato di queste immagini, quali sono state quelle che vi hanno turbato particolarmente. Pensate che siano vere? Pensate che siano false? Fatemelo sapere, lasciatemi un commento qui sotto. E ricordatevi sempre che a volte le cose più misteriose capitano quando sono inattese. Quindi controllate sempre le vostre foto, perché potreste scoprire che ci sono degli ospiti che non attendevate. Io mi fermo qui e come al solito vi ricordo, prima di tutto, di guardarvi alle spalle e di controllare di essere davvero soli e che non ci siano strane figure nascoste intorno a voi. Ma poi vi dico anche le cose, insomma, più comuni che vi ripeto sempre, cioè se non siete iscritti iscrivetevi per non perdere i prossimi video, lasciatemi un commento, se vi va mettete un mi piace o tranquillamente un non mi piace, e venitemi a trovare anche su Instagram, su Facebook, i link sono tutti qui sotto nell'info box. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me anche oggi, vi do un bacione e svanisco in una nuvola di fumo. Ciao!